ti straconsiglio qui l'Harley, ci vengo ogni volta, questa volta però ci siamo fermati a mangiare gli hamburger da panico, paghi con un casino di Coca-Cola che abbiamo bevuto, tipo 20 euro, no meno di 20 euro a testa, però con vari giri di Coca-Cola. 12 e passa il menù dell'hamburger, non l'hamburger, poi c'è le patatine fritte, la roba. Il piatto tipico sarebbe le costicine con la sua salsa americana, la pannocchia, eccetera, però io ero full, quindi non avrei potuto neanche vedere quella roba lì. Allora, considerando che abbiamo visto tipo 6 cani in croce e una ventina di gatti, questa non è un'isola canaria che prende il nome dai tanti cani, cos'è? Musica, dai cani, appunto, i cani e i canarini, ok? Cioè no, i canarini prendono nome dalle Canarie. Sì, sì, ok, vabbè. I canarini tipo... Mamma mia, come la giri lunga, insomma! Si sono estinti. Il discorso? E i cani, ne abbiamo visti 6, l'imbriago. E gatti, cascate di gatti. Quindi? Quindi questa non è un'isola canaria. Cos'è? Ma è un'isola gattaria. Ciao, respiriamo l'aria e aspettiamo in primavera. L'ha copiata lei o l'ha copiata questi? È plagio? Cioè qualcuno ha plagiato? Come su canale del puntino del mondo e tutti da dove abito oggi e qua e là? La relatività della soggettività, o sei i gusti della gente quando vai a fare colazione in un'unità internazionale. E la capisci tutto, che non esiste il bello, non esiste il figo, non esiste niente di niente. Perché veramente lunga i suoi gusti, i gusti di quelle cose che voi veneti mai potreste immaginare. Mi chiedo con che coraggio le colleghe di Alessia la chiamano e la tengono un'ora al telefono per lavoro mentre è in ferie all'estero. La fiera del tarocco, altro che in Macedonia e Serbia. Ora capisco tutta la roba che ti arriva da Vinted e Wallapop. C'è tutti i tarocchi che trovi all'estero, infatti molti vengono dalla Spagna e te li vendono come originali. Ho trovato la marca lì. Ognuno contratta a modo suo, io ti spiego come funziona. Prima chiedi il prezzo, cioè come funziono io. Successivamente gli dici, non so, io voglio spendere 7 euro per questa roba, gli dici ho 7 e ti prepari già quei 7. Cioè non ho altro, è inutile contrattare. Se ti va bene, buon, se no. 3 volte su 10 va bene. Sai quanto ha? 800 anni a questo qui, Giacomo. Champion of the world. Three bodies lying near this paddy seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops. And he writes.
up out of town. Reuben Cotto and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. Bruttissima notizia ragazzi, ci è arrivato un messaggio che le ferrovie sono bloccate, io credo quasi al 20, perché se non c'è vento le bloccano. Adesso andiamo comunque, aspettiamo fino all'ultimo e vediamo, guarda che a Tenerife ci troveremo ancora tante volte, però già come la lei. Jumped into a white car without upstate plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cop said, wait a minute boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Non le lancio ogni volta, cos'è una ricreazione con le lance? Four months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Di portare via la chiave per i cerchi, qua sono tutti quei cerchi come i miei, a me mi serve due buoni di quei. Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. Dio Canario, che sarebbe una divinità qua delle isole Canarie. Purtroppo causa vento hanno annullato le funivie. Ecco che io andavo un po' in palla, perché chiedevo ai ragazzi, siete scozzesi? Tutti no. La Tenerife, la bandiera è come quella della Scozia. Allora aspetta, intanto mi sono sbagliato, no, le piante che vedevamo non è il drago canario è questo che appartiene alla famiglia delle dracene, però non c'è qui i semi di quell'albero che vediamo in tutte le Canarie. Deve essere quando gli spagnoli sono venuti a strucidarli tutti quanti. Sì. Addio teleferico, addio, addio canario, mi tocca saltare il teleferico. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man into a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Carter was falsely tried. Crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of
man, be in the palm of some fool's hand. To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man